Per la quinta volta si è svolto in Alto Adige l'Equal Pay Day, iniziativa che pone l'attenzione sulla disparità di retribuzione tra donne e uomini. A parità di incarico, infatti, le donne guadagnano in media il 17% in meno degli uomini. Il divario retributivo si amplia considerando le occupazioni a tempo parziale. Il 42% delle lavoratrici rinunciano al full time prevalentemente per esigenze familiari, contro il 7% dei lavoratori. Le donne danno molto di più, lavorano di più dell'uomo in meno orario. Anche se fanno solo il part time, fanno il doppio di un uomo in due giorni. La disparità retributiva tra generi è una tematica che accomuna tutti i paesi industrializzati. La politica a non essere ancora pronta a valutare il lavoro delle donne al pari di quello degli uomini. Ma l'impegno delle istituzioni e della politica non basta. Probabilmente è una questione culturale che può e magari deve, forse, venire cambiata. Ulteriori informazioni sul sito www.provincia.bz.it/pariopportunità. Buongiorno. Prima puntata della stagione della nostra rubrica DF. Anche oggi siamo gentilmente ospitate dalla Biblioteca della Donna di Bolzano. La differenza di retribuzione tra donne e uomini è un argomento purtroppo ancora di bruciante attualità, anche nella nostra provincia. Da tempo in tutta Europa ogni anno si svolge l'Equal Pay Day, proprio per richiamare l'attenzione su questa problematica. Quest'anno il Parlamento europeo ha dichiarato il 2014 anno europeo per la conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare. Un tema questo che tocca da vicino il mondo femminile. Ma è davvero possibile condurre una vita familiare armoniosa e appagante senza rinunciare al lavoro e alla carriera? L'anno europeo della conciliazione rappresenta certamente un'opportunità per informarsi, per aumentare la consapevolezza nei confronti delle politiche cosiddette family friendly e per sollecitare un nuovo impegno politico che deve rispondere ai crescenti problemi connessi alla crisi economica e sociale. Ma se si richiede una maggiore sensibilità alle istituzioni, anche i datori di lavoro privati sono chiamati a fare la loro parte. Per questo motivo ci siamo chieste quali fossero le imprese in Alto Adige che meglio sanno conciliare le esigenze lavorative con quelle familiari e siamo andate a scoprire alcune eccellenze del nostro territorio. Vediamo insieme. Il lavoro alla Parate Baudi Laghetti di Egna. Sono i macchinari e il mercato a dare il ritmo della produzione. Cerniere per elettrodomestici, cornici per piani cottura. La finitura a mano di questi componenti richiede precisione. Ma anche i bisogni del personale giocano un ruolo fondamentale. L'orario di lavoro individualizzato è solo una delle offerte di questa ditta che dà molto rilievo alla conciliazione tra famiglia e lavoro. Quasi un terzo delle lavoratrici hanno scelto il part-time, molto apprezzato, soprattutto dalle mamme. La prima cosa che mi aiuta è l'orario di lavoro, sicuramente. A parte che posso dirlo francamente, a me piace il lavoro che sto facendo. Ormai è un'abitudine anche forse, però a me piace. Però veramente l'orario di lavoro, altrimenti sarebbe molto difficile. Ognuno secondo le proprie esigenze. Una filosofia che vale anche per l'ora di pranzo. La mensa aziendale è aperta anche ai familiari. Petra Knotter, lavoratrice della Loacker Remedia di Egna, ha scelto un part-time al 75%, che le permette di essere presente in ufficio due volte alla settimana fino a sera e di gestirsi il monte ore rimanente da casa, grazie al telelavoro. Anche quando i bambini erano ancora piccoli potevo lavorare al 75%, io potevo gestire il tempo a casa quando volevo, potevo lavorare la sera, la domenica, un sabato, quindi era molto flessibile di gestire tutto il lavoro, quindi per me anche è andato molto bene di fare un tempo di lavoro di 75%. Molti sono gli elementi necessari per mantenere un sano equilibrio tra vita privata e vita professionale. Un ruolo importante in questo ambito lo giocano i datori di lavoro. Attualmente in Alto Adige sono 45 le aziende che hanno ricevuto la certificazione di datori di lavoro family friendly. Sono proprio queste realtà a distinguersi per una cultura del lavoro più evoluta. Dobbiamo passare da una cultura di presenza a una cultura dei risultati. C'è il valore aggiunto che
portano, che realizzano i collaboratori viene misurato dai risultati che portano e non dalle ore di presenza al posto di lavoro. Aziende come la Loacker Media sono esempi illuminati di come possa e debba cambiare la cultura del lavoro. La filosofia che sta alla base della produzione di rimedi naturali si riflette anche nella cultura imprenditoriale della ditta. Gli uffici, arredati secondo i principi del Feng Shui, mettono a proprio agio i collaboratori, come se fossero a casa propria. Ovviamente le loro esigenze personali giocano un ruolo importante. La famiglia è il fulcro del benessere della persona e va quindi visto come tale. L'azienda, l'organizzazione, qualsiasi impresa dovrebbe sviluppare strumenti per fare questo, per aiutare alle persone a vivere meglio sia famiglia che lavoro, perché poi tutto ha un riflesso l'uno sull'altro, le due cose sono insieme, vanno viste insieme. Ed è proprio questo il motivo per il quale l'imprenditore cerca di andare incontro alle esigenze di lavoratrici e lavoratori. La serenità dei collaboratori garantisce la produttività e la fedeltà all'azienda. La politica però non premia queste iniziative virtuose, facilitazioni fiscali rimangono un sogno proibito. Dobbiamo ricevere più agevolazioni, soprattutto a livello tassativo. Per me il part-time andrebbe, diciamo, agevolato in questo senso, così come le strutture pubbliche dovrebbero più investire in offerte per bambini piccoli, che a livello locale sono già buone, ma a livello nazionale assolutamente non sono all'altezza della situazione. La famiglia può penalizzare soprattutto le donne che aspirano a una carriera di alto livello. Purtroppo l'ascesa ai piani alti si compie molto più facilmente senza figli. Molto nella nostra società deve ancora cambiare per poter trovare delle madri di famiglia ai vertici manageriali. La famiglia non è composta solo da donne, ma è composta da uomini e donne. E quindi devono prendere questa responsabilità per la famiglia entrambi i genitori, e nella società deve crescere una coscienza dell'importanza della famiglia, ma anche una coscienza dell'importanza del lavoro per la realizzazione di entrambi i sessi. Per trovare l'equilibrio, i piatti devono bilanciarsi da entrambe le parti. Quelli che abbiamo visto sono alcuni esempi felici, appunto, delle eccellenze, come sia possibile effettivamente coniugare la vita lavorativa con la vita familiare. Ma la realtà, quella quotidiana, non è questa. Abbiamo invitato Franca Toffol, vicepresidente della Commissione per le Pari Opportunità, alla quale vogliamo chiedere qual è l'effettiva realtà nella nostra provincia. Allora, in provincia, secondo gli ultimi dati ASTAT, l'occupazione femminile, per quanto alta, arriva al 67%, è comunque di 14 punti inferiore a quella maschile. Soprattutto permane un differenziale retributivo di genere che come media si aggira intorno al 17% e arriva fino al 30% in alcuni casi. È un dato costante da quando ce ne occupiamo, cioè da 5 anni più o meno, nonostante la grande campagna che abbiamo fatto, ancora siamo nella stessa situazione. Voi appunto avete incominciato 5 anni fa promuovendo l'Equal Pay Day in, sì, Alto Adige. Com'è cambiata la percezione rispetto a questo? La percezione è cambiata molto perché è diventato un tema comune, cioè grazie anche all'appoggio di tantissime organizzazioni, perché adesso l'ultimo Equal Pay Day è stato sostenuto da 52 organizzazioni su tutto il territorio provinciale, grazie anche agli articoli, ai servizi sui media, ora si sa, diciamo che nella percezione comune si sa che le donne guadagnano meno degli uomini. Ovviamente è percepita come una grande ingiustizia. L'Europa ci raccomanda, giusto, di seguire le normative, perché le normative esistono. Voglio... Sì, le normative esistono, l'ultima raccomandazione europea è del 2014, di aprile, mi sembra. Le normative esistono in tutti gli stati membri
Però a livello sostanziale la situazione non si è modificata di molto, anzi la crisi economica sta penalizzando ulteriormente l'occupazione E allora femminile. che cosa possiamo fare? Che cosa si può fare? Che cosa potete fare? Dunque, le cose che si possono fare sono tante, bisogna agire a livello culturale, a livello imprenditoriale, a livello strutturale e anche informativo. Bisogna che le donne abbiano una maggiore consapevolezza dei propri diritti, bisogna che la cultura imprenditoriale sia più family friendly Con proprio. questo chiuderei: più consapevolezza da parte delle donne e più family friendship probabilmente degli imprenditori. Sì. Ringraziamo Franca Toffol per essere stata con noi, grazie. Grazie a voi. E per riprendere le sue parole, informazione, informarsi e informare sono i primi passi che le donne, le lavoratrici devono compiere per raggiungere con l'imprescindibile impegno delle istituzioni la parità retributiva. I dati statistici si possono comunque trovare nero su bianco nel rapporto Gender pubblicato dall'ASTAT. Vediamo assieme il servizio. Il rapporto Gender 2012 è pronto. La pubblicazione rappresenta in cifre le condizioni di vita delle donne e degli uomini nella nostra provincia: formazione, reddito e pensioni. Qual è l'aspetto che emerge in merito all'inserimento della donna nel mondo del lavoro? Sono soprattutto le donne che lavorano part-time, abbiamo bisogno anche di uomini che lavorano part-time, che diano un sostegno alle famiglie, alle proprie mogli, anche nella cura non solo dei figli ma anche delle persone anziane, per dare alle donne anche la possibilità di lavorare e di avere una propria retribuzione. Quali sono le aspettative per il prossimo rapporto gender? Io mi auguro che i due generi abbiano uno stile di vita che dia veramente soddisfazione, benessere e che gli uomini abbiano a disposizione più tempo per famiglia, per amici, per tempo libero e le donne possono essere più partecipi nel mondo lavorativo, in modo che non ci siano più queste differenze per genere, ma possiamo parlare di un mondo equo. I mutamenti sociali sono processi a lungo termine. In un'epoca di cambiamenti non possiamo che attendere la prossima pubblicazione dell'Agenzia Provinciale per la Statistica. Il rapporto Gender 2012 è consultabile anche sul sito www.provincia.bz/astat. Prima di salutarvi, un'indicazione di lettura. Madri e figlie, luci e ombre. Questo è un volume pubblicato dall'Assessorato alla Cultura e alle Pari Opportunità del Comune di Bolzano. Sono 25 scrittrici del territorio che raccontano la loro personale esperienza di figlie e di madri. Per oggi è tutto, a me non rimane altro che augurarvi buona lettura e un arrivederci alla prossima puntata.